Sicuramente una un po' più sofferta, ma forse più bella anche per i festeggiamenti e tutto, mi riferisco a quella di Avellino, e l'altra quest'ultima con il Palermo, dove siamo stati in testa dall'inizio alla fine prima del lockdown, quindi avremmo comunque vinto e festeggiato, però purtroppo questo lockdown ci ha tolto questa soddisfazione. Allora, giusto un piccolo passaggio su quel gruppo della Serie D, perché in questi mesi di lockdown abbiamo sentito tanti protagonisti. Allora, il campo ha raccontato una storia, ma gli spogliatoi, quello che succedeva fuori dal campo in quella stagione di Serie D, è stata la vera forza di quella squadra, che tuttora è una squadra, perché so che in molti siete rimasti ancora in contatto. Sì, sì, devo dire che eravamo un gruppo unito in campo ma anche fuori, e quando siamo arrivati al punto di doverle vincere tutte e basta, c'è stato come una certa ancora più coesione, ancora più unione, e da lì abbiamo fatto 13-14 risultati consecutivi a vincere il campionato, quindi sì, c'era una forza anche fuori dal campo che ci univa, e tuttora sì, la portiamo avanti perché abbiamo comunque il gruppo, ci sentiamo. Non è che lo scopro io Braglia, credo che sia uno dei più vincenti della categoria, e credo che l'Avellino abbia fatto una scelta giusta, insomma, poi è sempre il campo che parla, le dinamiche cambiano, però ripeto, sulla base di presupposti, stiamo parlando di un allenatore importante per la categoria e uno dei più vincenti, quindi...